Buongiorno ragazzi! Per raccontarvi questa storia bisogna tornare a circa 13 anni fa. Ero un piccolo Giacomo di 10 anni e per la prima volta andavo in una di quelle città da sogno che vedi solo nei film, Parigi. A quell'età già avevo visto molte cose. Ero abituato a viaggiare ogni anno in un posto nuovo con i miei genitori, ma mai mi sarei immaginato di poter vedere una città del genere, la mia prima metropoli, di cui mi innamorai subito. Ma gli anni sono passati e quest'anno ho deciso di ritornarci con la mia ragazza. Soggiornavamo nel quartiere di Alessia, non troppo distante da Parigi. Un bel quartiere, tranquillo, con un sacco di mezzi di trasporto vicini, con la quale si può arrivare in centro in una ventina di minuti. Pan au chocolat. Buongiorno ragazzi, oggi siamo a Parigi, sotto la Torre Eiffel. Prima tappa del nostro tour parigino, la Torre Eiffel. Siamo saliti fino all'ultimo piano, il prezzo è di 26 euro a persona, ma abbiamo speso 40 euro. Non so perché hanno fatto pagare la mia ragazza 14 euro, ma alla fine meglio. Dalla cima della torre puoi vedere tutta Parigi. Inoltre, nella sua sommità c'è un ristorante. Penso molto costoso, non ci siamo andati ovviamente. Adesso siamo sopra la Torre Eiffel. Il costo è di 26 euro. Per gli uomini e lei ha speso 13 euro. Perché ha speso 13 euro io 26? Perché sono piccolina. È molto bello qua, si vede tutta Parigi. Prima eravamo qua. Sotto la Torre Eiffel troviamo il Campo di Marte, un parco bellissimo in cui rilassarsi. Tutta la città è attraversata dal fiume Senna, in cui navigano i battelli, i bateaux. Ora siamo al Notre Dame de Paris. Peccato che sia in costruzione perché ha preso fuoco un paio d'anni fa. Che una volta c'era anche il parco, nella quale si poteva andare. Sì, nel 2019. Se Parigi vi sembra una città molto costosa, vi basta rifugiarvi in un panificio in cui potete trovare baguette e specialità francesi. Davvero molto buono e anche economico. Un altro edificio molto affascinante è il Centro d'Arte e di Cultura Pompidou. Che figata, comunque ci sono anche i monumenti di Parigi in bello. Questo è l'Arco di Trionfo e questo è la Cattedrale di Notre Dame. L'Arco di Trionfo, ma siccome fa freddo gli hanno messo la copertina. Mannaggia!
dove c'è l'Arco di Trionfo coperto, e adesso andiamo verso le Champs-Élysées e troviamo la piazza con l'obelisco, che si chiama Piazza del Trionfo. L'ho letto prima su Google. Rettifico, non era Piazza del Trionfo, ma era Piazza della Concordia. Non so sinceramente cosa avevo letto. Comunque, andando dall'Arco di Trionfo verso Piazza di Concordia, troviamo le Champs-Élysées, un viale molto lungo in cui troviamo un sacco di negozi per tutti i gusti. Da bambino sono entusiasta della città egizia. Sono stra affascinato da lui. Una figata. Bellissima sta piazza. Siamo buonasera. Nel quartiere di Montmartre con 20.000 scale. Se prendete la metro prendete l'ascensore. Gli effetti delle scale. Ho preso la Fanta che avevo preso anche a Berlino. Buonissimo. Ho preso i cioccolatini per ricaricarmi perché devo fare tutto quello. Una delle più belle viste su Parigi si trova sicuramente qua, alla Cattedrale del Sacro Cuore. Adesso siamo nel quartiere di Champs-Élysées. Il quartiere di Montmartre è noto anche come quartiere dei pittori. Esso accoglie numerosi artisti di strada, il più antico cabaret, il Moulin Rouge, la Basilica del Sacro Cuore e numerosi ristoranti con tavolini all'aperto. Un tempo il quartiere aveva una pessima fama, data dai suoi cabaret e dai suoi bordelli. Can't you see what I am?